Bene, grazie a tutti. Ci sente? Qui tutti vanno alla fotografia con me, penso che molti di voi, ve lo dicono sempre, sono piaciuto un po' con le mie trasmissioni. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio quello che è in linea con l'appello di oggi, cioè sensibilizzare il pubblico sulla ricerca, che è la mammella di tutto quello che vediamo oggi, perché si dice sempre che la ricerca in base si occupa di cose lontane, poi incerte, e che la ricerca della ricerca di base esplora liberamente delle nuove frontiere. Alle volte la strada non è neppure quella giusta, a volte sì, ma è poi da questa ricerca che c'è tutto quello che vediamo intorno a noi. Basta pensare perché è nel campo dei computer, dei telefonini, degli satellitari. Qui siamo nell'aula dedicata a Malde, che io ho avuto la fortuna di conoscere bene, abbiamo scritto anche un libro intervista insieme, e da lui ho imparato anche tante cose che riguardano proprio la ricerca di Malde, perché proprio i ragazzi di via Farisperna, che erano i vostri quasi colleghi di tanti anni fa, con la ricerca di base, che era sulla scissione dell'atomo, hanno tirato fuori delle conseguenze che sappiamo quali sono, la bomba atomica e le centrali nucleari. Sembrava una cosa lontana, astratta, ma in passato è sempre stata così. Ricordo una storiella di Faraday, quando un ministro di sua maestà andò a trovarlo nel laboratorio, e Faraday gli fece vedere suoi esperimenti di elettricità, e questo ministro gli chiese: sì, è molto bello questo, ma cosa serve? E Faraday disse: non lo so, però so che un giorno un suo dirigente gli metterà una tassa sopra. Ecco, a proposito di brevetti e quindi di utilizzazione della ricerca di base, ricordo proprio quello che Amaldi mi diceva. Loro avevano brevettato il procedimento per l'atomo di uranio, durante la guerra poi successe, come sappiamo, e alla fine della guerra c'era una metà di diritti. E quando Amaldi vide la sua quota, parte di questo brevetto, disse a sua moglie, me l'ha detto lui esattamente: siamo rovinati, siamo diventati ricchissimi, dovremmo cambiare vita, non dobbiamo cambiare vita, io terrò una piccola parte per me e per noi, e il resto lo investiremo in un acceleratore che volevo fare. Quindi la ricerca di base porta ovunque, bisogna pensare che sia ricco, e a rivolte certo. Questo è poco percepito dai governi, che tendono piuttosto a avere dei risultati subito. E poi diciamo che in generale la ricerca è poco popolare, perché le università sono altre, se i politici tagliano i fondi alla ricerca, nessuno si lamenta, tranne ovviamente i ricercatori. Non è come tagliare le pensioni per gli stipendi. Quindi c'è anche un problema di comunicazione, e io lo conosco bene perché lo vivo quotidianamente nel mio lavoro. Vede, ci sono tantissime proteste, vediamo continuamente anche di tecnologie della sera. Per riuscire a far parlare della propria protesta, e anche come voi lo vedete, la gente ne fa di tutto, si sdraia sulle rotaie, va sulle gru, porta il latte, spalma il latte per strada, anche il latame, oppure fa delle cerimonie, danze, tamburi, fischietti per poter essere ripresa dalle telecamere. La ricerca no, la ricerca è molto più educata, paga le proteste come quelle giuste di oggi, che possiamo avere un eco, con delle rette del convegno. Non vedo il professor Parisi vestito da pelle rossa sotto Palazzo Chigi a fare una danza, non c'è il problema.
francese rimase a scrivere ancora una miseria di guerra. Però certamente questo problema si pone. Noi abbiamo tantissimi ricercatori brillanti. Io per altri decenni sono andato in giro per il mondo, ho trovato italiani ovunque. Ricordo un episodio a Caltech, in California, che questo è uno dei più grandi centri americani. C'era all'epoca il professor Kornberg, che aveva avuto il premio Nobel sui studi sul DNA, e gli chiesi di potermi intervistare. Mi disse sì, mi do volentieri un'intervista se lei mi spiega perché tutti questi ragazzi giovani, brillanti, italiani che io nel mio laboratorio non riescono ad entrare in Italia. E lo sappiamo perché abbiamo visto che i fondi vanno. Naturalmente bisogna che poi la ricerca sia fatta bene, perché seminare è importante, però bisogna raccogliere. E quindi ci sono tante menti brillanti che devono essere valorizzate e anche le migliori ricerche, come si fa negli standard internazionali. Però c'è comunque un problema di comunicazione. Io credo che questa è forse l'occasione per riflettere tutte le categorie, ma i ragionieri, i geometri, chiunque ha una struttura per difendere i propri interessi, per portare avanti le proprie cose. I finanziari non ce l'hanno. La ricerca, la comunità scientifica è abbastanza in difesa e nuda davanti a queste intemperie. Quindi credo che questa sia anche la persona per riflettere su questo tema e diventare più efficienti, non solo come molecole con gli atomi, ma anche con le persone e con i politici. Grazie.